Ciao creatura, ciao creatura. Oggi guardiamo insieme come mi avete chiesto su Instagram, quindi se non mi segui su Instagram e vuoi ricevere e decidere, ricevere notizie su di me, sulla mia vita, oppure decidere o chiedermi dei video da fare, puoi farlo seguendomi insomma su Instagram, ti lascio tutto nell'info box del video. Allora, praticamente ti spiego per le creature che non mi seguono su Instagram e non hanno seguito questa vicenda, chiamiamola così. È successo che sto sistemando la camera, ci sto mettendo tantissimo perché sto. Questo è il mio nome e cognome, vabbè, non lo censuro, tanto lo sanno tutti come mi chiamo. Ormai non mi chiamo mica da splendente, no. Comunque, sto sistemando la camera, ci sto mettendo tantissimo perché adesso in questo momento voglio sbarazzarmi totalmente della scrivania e anche di uno, almeno uno degli armadi che possiedo, perché ho due armadi, perché in quella camera lì ci stavamo io e mia sorella, e quindi uno dei due armadi lo voglio buttare via perché mi è stato fatto notare, in più ho notato anch'io che possiedo troppe cose che poi non uso. Ho un sacco di vestiti che in realtà sono pochissimi rispetto alle altre persone, ma comunque sono troppi e alla fine metto sempre le solite cose e quindi è inutile tenerle lì e quindi voglio sbarazzarmene. E ho un sacco di cose di mia sorella ancora vecchie che lei non se ne fa più nulla. Nulla, stavo dicendo, perché era un misto da niente e nulla. E poi anche ho un sacco di cose di quando eravamo bambine che tengo lì perché boh, sono ancora oltre che mio padre e mia sorella mi dicono di non buttarle, ma è perché siamo ancora ancorate al passato e siccome io ho bisogno di spazio. E sono tutti ricordi che comunque possiamo conservare dentro il nostro cuore e cervello. Non ha senso tenere oggetti che occupano solo spazio e prendono polvere, dito sudato. E quindi voglio buttare via tutto e liberarmi della scrivania e almeno di un armadio, così avrò più spazio e potrò spostare, perché la stanza mia è molto piccola, non so, non sembra, cioè dai video non si capisce ovviamente, però non ho mai fatto room tour perché mostrerei una cosa e sarebbe già finita. E poi è troppo incasinata e mi vergognerei troppo, perché c'è tutta sta roba di una volta che non me ne faccio niente, voglio avere una camera molto minimal e così da crearmi un piccolo spazietto, un rettangolino per avere uno spazio per fare i video. Quindi spostare il letto che è attaccato al muro dove io faccio di solito i video, quindi sto di solito seduta sopra il letto, che ho quel muro lì con quella specie di tenda, quello sfondo a bosco. E lì liberare quello spazio lì per avere proprio uno spazio solo per, quindi il letto spostarlo più in qua, verso la porta, la scrivania tirarla via e il tavolo che sta al centro e occupa praticamente tutto lo spazio della stanza, spostarlo dove c'era la scrivania, insomma, cambiare queste. Purtroppo non posso spostare in altri diversi modi perché qui c'è una finestra. Qui ci sono gli armadi, qui c'è la porta, quindi è un po'. Vabbè, insomma, sto cercando di svuotare la scrivania e un armadio per poter spostare tutto. Anche il comodino che c'è qua, spostarlo di qua, insomma, cambiare molto la mia stanza. E spero che di riuscirci, così poi avrò uno spazio per fare i video. E con spazio per metterci una luce almeno e migliorare sia i video ASMR che quelli normali. E lo faccio per me stessa, per voi, per la mia creatura.
E in tutto ciò, come è uscita questa cosa di fare questo video? Stavo tirando fuori e buttando via cose di una volta e mi sono messa a fotografarle su Instagram, sulle storie, e ci è venuta questa idea alla fine cioè è venuta a me poi tanti minuti si falla, di fare un video dove, cioè un video ASMR con la videocamera semplice dove parlo così, soft spoken. Oddio, l'ha messa a fuoco sbarbaglia. Sbarbaglia non esiste, sappiatelo. Ah, mi sa che è un cognome. Vabbè, comunque. Sì, una cosa semplice, senza microfono, senza tante storie. Quindi, niente, ho praticamente un quaderno dove ho due quaderni, mi pare, dove ho già fatto vedere i miei disegni in un altro video ASMR sul mio canale Ecate Splendente, quindi quelli non li mostro. Ti mostro questo, poi ce n'è un altro e un altro ancora dove ce ne sono meno. Comunque, andiamo a vedere questi. Sono disegni non fatti a scuola, sì, in realtà alcuni sono fatti a scuola, ma sono fatti così a tempo perso oppure durante le lezioni, cioè non sono cose per cui poi sono stata valutata e sono cose molto da adolescente, ecco. E non sono niente di che alla fine, però potrebbero rilassare qualcuno di voi. E sono semi seduta sdraiata sul divano. Per avere una cosa più familiare, come se tu, creatura, fossi seduta, che sei, poi sei seduta qui accanto a me, stai guardando insieme a me i miei disegni, e quindi procediamo. Non so perché si veda un po' più giallo di quello che dovrebbe essere, perché le pagine sono bianche, però vabbè, dettagli. Allora, qui ci sono un po' di disegni, ma non li ho fatti tutti io, sono firmati anche da amiche. Questo qui non so che, credo me l'abbia fatto l'Irene questo. Un'amica che si chiama Irene, si chiama perché è ancora viva ma non sta più in Italia. Irene Rosa, ma la chiamavano la Rosa Nera perché era una gotica. Era fighissima e a me piaceva tantissimo, ero tipo innamorata di lei. Poi mi sono anche tipo confessata, come si dice, dichiarata un giorno e lei mi ha detto: "Ah, mi lusinga, però io sono eterosessuale, quindi bla bla bla". Vabbè, comunque siamo rimaste amiche. Mi ha dato un bacio sulla guancia, però. Vabbè, non siamo qui per sapere i miei fatti amorosi, diciamo. Però scopriamo insieme cosa contiene questo album da disegno, perché cioè non è proprio un album, però collezione di disegni, perché alla fine ne ho visto tipo un pezzettino solo facendo la storia su Instagram e poi non l'ho guardato proprio per appunto fare il video insieme e vederli insieme. Comunque, questo è uno dei primi concerti a cui ho partecipato, e vedete. Vedi, sabato 24 novembre c'erano un sacco di band fighissime, era ad Albignasio. Inverno. Vabbè, insomma, concerto a cui ho partecipato, uno dei tanti. Poi c'è questa, che mi ha fatto l'Irene. E insomma, si capisce da che parte stava. Poi, avevo un'amica che era in classe con l'Irene, e che facevano un liceo in classe, non mi ricordo, un liceo comunque. Io invece facevo un istituto professionale. E lei mi aveva fatto questi disegni troppo belli che ci piaceva a entrambe, a tutte e tre, credo, forse anche l'Irene piacevano gli Slipknot. Infatti ha firmato Mac. Io, questi qui hanno il nastro adesivo perché li avevo attaccati in camera. Death is forever. Lei era molto emo, però. L'Irene era goth e gotica, e questa invece Mac, Michela, era un po' emo, però eravamo tutte amiche. Questa anche l'ha fatto la Michela, Mac, che c'è la firma.
Troppo belli, gli Immortal. Era disegnati da Dio, erano bellissimi. Questo disegno mi piace un sacco. Questo invece l'ho fatto io. E avevo la mania di fare questi disegni qui, di riempire tutto e lasciare solo i bordi, cioè non lo so come si chiamino, però avevo la mania di fare questi disegni. Infatti questo qui l'ha fatto l'Irene, aveva provato anche lei a farlo, però era, cioè, non era proprio la stessa cosa che facevo io. Ho fatto questo disegno, infatti ha firmato Marta, firmava ancora Marta. Alcuni disegni sono firmati Barta, altri disegni no, forse solo Marta e Barta. Vabbè, comunque. Poi, qui non c'è nient'altro, mi pare, sì, a parte una carta di Sakura che non so come sia finita lì. Allora questi li rimettiamo dentro, che non riesco ovviamente con una mano sola. Ci trovo. Sempre fa casino. Comunque ho un'altra carta di Sakura e altri disegni e altri ritagli di giornale. Disegni di Sponge, ma cos'è? Sì, poi avevo un'altra, una compagna di classe quando facevo ancora la scuola in indirizzo turistico, perché in quella scuola dove poi io mi sono diplomata, che ho fatto il grafico pubblicitario, all'inizio ho fatto tipo 3 anni di turistico perché non esisteva ancora il grafico e non c'erano altre scuole, cioè mi facevano schifo tutte le scuole e quindi quella che mi faceva, diciamo, meno schifo era il turistico. Avevo scelto quell'indirizzo lì, però dopo per fortuna è arrivato il grafico, quindi ho potuto scegliere la mia strada. E quindi alcuni disegni sono stati fatti anche da questa ragazza, che era tipo la mia migliore amica in quella classe. E aveva il papà metallaro, mi ricordo, e quindi lei si era tipo affezionata a me, anche se lei era di tutto un altro stile. Però avendo il papà un po' metallaro, rocchettaro, allora avevamo fatto amicizia, perché aveva genitori giovani. Hey Baby mi aveva fatto questo disegno con paperino metallaro e poi avevamo creato un personaggio da un ragazzo che avevamo visto a Lipsia, che aveva i capelli rossi, era un po' speciale e suonava in una band, aveva i capelli lunghi rossi, cioè aveva i capelli bellissimi e creavamo tutte, questa l'aveva fatto lei. Creavamo tutti i personaggi, robe assurde, eravamo un po' speciali anche noi. E ce l'avevo sempre su con SpongeBob, che era, io avevo la mania di SpongeBob. Boh, vabbè, non so, sono speciale anch'io. Quello me l'aveva fatto lei, questo l'avevo fatto io, il pagliaccio Sean degli Slipknot. Non so chi sia, però no. Ho fatto sto tizio qua, boh, non so chi sia, comunque l'ho fatto io. Poi qui queste credo siano cose che avevo attaccato in camera perché hanno il nastro adesivo. Un ritaglio di rivista degli Slipknot, ho scritto cattivi. Oh, Michael Thompson, io ero innamorata. Lo amo ancora perché è il più figo di tutti. Ah sì, questo perché assomigliava a quello, al tipo quei capelli rossi lunghi di cui facevano tutte storie, roba. E infatti, ah no, questo qua era un nostro compagno di classe che aveva tutte le cose firmate che lo prendevamo in giro. Con SpongeBob, boh, non so, facevamo, inventavamo tutte storie assurde, quindi
Non so neanche decifrare tutti i disegni. Questo non so cosa sia per Bart, che sono io. Ah sì, disegni bellissimi fatti a computer con Paint, tipo, no, cos'è? Sì, con Paint. Boh, perché inventavamo tutte storie. No, cacchio, si è visto il cognome, lo devo censurare. Vabbè, insomma, tutte robe strane, boh, non so, tutte storie assurde. Che rimettiamo via qui. No, spero che si risenta la mia voce, perché... Poi, questo l'ho fatto io, Marta, e ovviamente sono gli Slipknot, perché quando avevo 14 anni, 14-15 anni, cioè, ero proprio invasatissima, mi piacevano un sacco gli Slipknot, cioè, assurdo. E, poi dai 16 anni in su, invece, ero infognata con gli Immortal. Infatti, cronologicamente, qui non so dirvi... Che anni, cioè di quando è stato fatto il disegno, purtroppo non ho messo mai le date, ho solo firmato. Ecco, qui l'avevo fatto in versione South Park. È troppo carini. Ah, ci sono degli altri disegni. Ah, dei disegni che aveva fatto questa mia compagna di classe. E questa era boh. Una super chicca versione hardcore, quindi Gabber, e una super chicca versione boh, non lo so, stata in Oscar. Come vedeva lei, i gotici forse? Non lo so. Qui c'è tipo una lettera, non la tiro fuori. Anche se sono curiosa di vedere cos'è in realtà. Ma sì, dai, le prendiamo. Sarà uno dei nostri viaggi mentali. Facevamo di quei viaggi mentali che, cioè, senza neanche droghe, sono una meraviglia. Qui c'è il nostro adesivo. Ci sono dei cognomi, ma non ho voglia di censurare tutto, quindi lascerò così. Tanto questa persona non siamo più amiche, perché a un certo punto ho deciso di non essere più mia amica senza che gli avessi fatto nulla, e quindi chi se ne frega, insomma, no? E praticamente questa ragazza era molto cicciona e diceva sempre che avrebbe fatto la dieta, sempre fatto la dieta, e noi abbiamo fatto tipo un contratto perché eravamo tre amiche molto speciali, perché c'era lei che non aveva nessun stile, aveva il papà rocchettaro, però cioè, non c'entra niente, e poi c'ero io che ero Lexter, e poi c'era la Binky che era questa ragazza Gabber che mi faceva troppo ridere, e quindi insomma un trio molto particolare, e abbiamo fatto questo contratto per farle tipo promettere che avrebbe fatto seriamente la dieta, perché iniziava sempre dieta e poi non, cioè non le faceva mai, con tanto di impronta digitale, con l'hamburger barrato che ho scritto io sottoscritta, e riconosco il carattere, cioè la scrittura, l'ho scritto io. Io sottoscritta, buon auguro Alessia, prometto solennemente con la testimonianza della Barta e della Binky di fare la dieta per dimagrire. Firma dei testimoni, Binky e Barta, e poi in fede Bonaz, che era lei. Buon auguro Alessia, era la Bona e Bonaz. Buon auguro Alessia, dichiara di perdere 15 kg entro settembre, affrontando l'estate senza lasciarsi tentare o alle voglie di cibo. Tentare o alle voglie. Boh, non lo so. Questo non l'ho scritto io, l'ho scritto. Questa parte è di un altro carattere, se vedete. Se vedi. L'ha scritto lei, quindi boh.
sperando in un miracoloso recupero della linea. Cordiali saluti. PS. Emettere sentenza il giorno 30/09/2006. La luna. Buon auguro Alessia, le dirigenti testimoni Bart e Binky, con tanto di impronta digitale, con scritto il giudice della salute, ma cos'è? Con la straordinaria collaborazione del tentatore maledetto anonimo, Tripaman, in arte Tripaman, con la mia firma anche mia. Cioè io facevo queste cose qua assurde. Che problemi avevo, era già speciale, già alle superiori. Questo lo aveva fatto mio cugino, mi ricordo, che mi aveva scritto vai Barta che ce la fai. Non mi ricordo in quale contesto, ma mi ha fatto ridere, era tenuto. Qui c'è dell'altra roba. Che cos'è? Allora, qui c'è una ramù. E questi sono disegni sempre della Bona. Sono dietro a vai Barta che ce la fai. Ah, perfetto, questo che ho scritto Marta, molto sobrio ed elegante, aveva fatto tipo il mio primo fidanzato, siamo stati insieme un sacco. Ma questa è un'altra storia. Poi questo l'aveva fatto sempre la Bona. Si chiamava Alessia, ma io la chiamavo Steffi Burger, non so perché. Era molto speciale anche le superiori. Infatti lei si firmava Steffi, ma non era il suo nome. Dettagli. E ogni tanto si firmava Steffi, ogni tanto è buona. E la Mu dovrebbe essere, se non sbaglio. Sì. Riuscirò a rimettere dentro anche questo. Quindi. Solo con un dito. Ce l'ho fatta. Poi qui sono i miei disegni. Mi piaceva tanto creare i miei amici oppure anche altre cose in versione South Park. Comunque qui abbiamo un clown, un killer clown dallo spazio profondo, e qui abbiamo, ce n'è uno solo, non lo sto neanche a tirare fuori, sì. Creavo appunto, dicevo, o gli Slipknot oppure me e i miei amici in versione South Park, e questa era la Bona, questa ero io, questa era l'Irene Rosa, questa era la Binky con la Gabber, questo era Stefano Massaggia. Questo era il prof, che non è un prof ma è un mio amico, e questo era il rosso di cui avevamo invasate. Vabbè, dettagli, che ridere, ce ne ho corsi di lui. Se noti, mi piacevano tanto i dettagli, cioè tipo le borchie le avevo fatte con la penna quella a gel argento, e cioè mi piaceva fare i disegni piccolini con tanti dettagli, che poi sono i dettagli che facevano capire chi era la persona. Oh, basta, sono finiti. Peccato. Ok, andiamo a vedere qua. Anche qua non ce ne sono tanti, è un raccoglitore. Oh cacchio, non abbiamo visto cos'era questa cosa qui. Aspetta, andiamo. Intanto è tipo di plastica, come i sacchetti di plastica. No, ma che bello, questo me lo attacco nella camera nuova. Cioè no, nothing is so mine that is yours. Ok, come vuoi. Bello comunque, sicuramente me l'aveva dato l'Irene questo, c'è il nostro adesivo, vuol dire che l'avevo attaccato in camera. Comunque passiamo a questi
questo qua era tutto un trip, un viaggio mentale che mi facevo di quei viaggi mentali che neanche mi immaginavo, neanche ti immagini, creatura. Me li faccio anche adesso, ma una volta mi sa che me ne facevo tanti di più. Avevo molto più tempo libero perché andavo a scuola, quindi avevo tanto più tempo per farmi i viaggi mentali. Questo qui aveva tutto un mio significato che adesso non te lo so dire con precisione e neanche voglio andare nei dettagli perché sono così private. Comunque. C'era il lupo e il corvo e il semaforo nel bosco, aveva tutto un mega significato. Vabbè, lasciamo perdere. Poi, ci sono altri disegni qui dentro, oltre al bosco. Ho uno solo che è lobo. Poi mi piaceva un sacco il fumetto lobo. Forse stai vomitando, aspetta. Ecco. Me lo prestava un mio amico. Quando andavo in Piazza Cavour a Padova, dove c'era il raduno di tutti i metallari al sabato pomeriggio, e lui mi prestava sempre i fumetti di Lobo, ne aveva tantissimi e me li prestava proprio dal primo all'ultimo, cioè tipo me ne dava due o tre e me li leggevo durante la settimana e poi sabato pomeriggio gli davo indietro e me ne dava altri tre, tipo una roba del genere. Era molto bello. Leggevo i fumetti gratis. E quindi dopo mi sono appassionata molto, qua già mi firmavo Bart. Mi appassionavo molto e quindi lo disegnavo. Poi ho fatto questo disegno che è un vichingo, vichinghi, teschi, morte, robe del genere, molte cose allegre. Forse questi li ho già fatti vedere in un video ASMR, non me lo ricordo, comunque c'era questa specie di demone, non lo so. Non so cosa sia, però è bello. Ha dei bei colori. Poi c'ero io, ovviamente, sopra un possente corvo nero, come la canzone degli Immortal, perché ero già invasata con gli Immortal qui. E quindi ho fatto questo disegno. Poi qui ci sono questi disegni. Oh, a parte l'acquerello. Un po' bruttino, devo dire anche. Non so cosa siano, sinceramente. Discutibili. Dietro cosa ho scritto? 30. Ah, ok. Mi segnavo con quale musica avevo realizzato il disegno. Quindi è 30.05.2010, musiche di Danny Elfman. E ho creato questo con le musiche di Danny Elfman. Che questo? Sì, musiche di Danny Elfman. C'è anche Sam che sta con noi a vedere i miei disegni. Ok, allora. Proseguiamo. Questo sarà un altro di musica di Danny Elfman, immagino. Questo, boh, anarchia, so, molto punk. Poi questi invece me li faceva un'altra compagna di classe, qui ero già al grafico, non so come siano finiti qua, e era un'altra mia amica. Era invasata col Giappone, chissà mai se poi ci è andata in Giappone perché ho perso tutte le amicizie poi. Finita la scuola, basta, sono spariti tutti. Praticamente lei li disegnava e io li coloravo. Che belli. Ok, questo è un cinghiale. Non so spiegare perché ho fatto. Un altro cinghiale. Poi c'era questo che erano i gentlemen di Buffy, una puntata di Buffy, c'erano questi gentlemen e io, cioè, a me mi facevano paurissima, però allo stesso tempo mi affascinavano e quindi li avevo disegnati. Penso ci sia anche un altro disegno dei gentlemen, non so se è qui, eccolo qui. Sì, fa abbastanza inquietudine. Poi questo disegno l'avevo fatto per un concorso. Della città del vino, una roba del genere, non mi ricordo cos'era. Comunque, poi l'avevo fatto così, avevamo imparato in terza superiore, se non sbaglio, al grafico pubblicitario,
che potevamo fare dei disegni fatti a mano con il contorno nero bello carico come questo, e poi passati a computer, ci avevano insegnato a trasferirli tipo reale al virtuale, insomma. E quindi avevo fatto questa prova. Per questo concorso ho provato a farlo così, era venuto abbastanza bello, poi l'avevo colorato tutto a computer e boh, a me piaceva molto, poi dopo ovviamente non ho vinto, però a me piaceva. E sempre presenti i semafori nelle mie grafiche. E poi mi ero appassionata anche a uno stile che era questo di mettere tutti i disegni uno attaccato all'altro, non mi ricordo come si chiama. Era un artista che avevo studiato a scuola, io adesso non mi ricordo, cioè hanno studiato, ne avevano parlato a scuola, ma non mi ricordo il nome, mi dispiace, scusatemi, sono ignorante. E quindi cercavo insomma di prendere quello stile lì perché mi piaceva tanto. E poi questo è un uomo lupo, non lo so, ma è bellissimo, non so da cosa sia tratto, però mi piace. Mi piace ancora. Ecco, qui è sempre quello stile lì. Era molto rilassante fare i disegni in questo stile. Sì, parecchio. Poi ho fatto questo. Non lo so, non chiedermi perché, ma ho fatto anche questo. Scalarat. Un ratto con il teschio. Che poi io credo che a quell'epoca avessi il ratto domestico, quindi ci sta. Un ratto domestico di nome Husky, di razza Dumbo, era bellissimo. Ecco, qui ho fatto Johnny Bravo, versione black metal, ed è un super figo, con scritto Roar e Black Metal is the Law. Qui avevo fatto io e la mia compagna di migliore amica, compagna di banco del grafico pubblicitario, che si chiama Dolce, e questa è l'unica con cui ho ancora non rapporti, però ce l'ho ancora tra gli amici di Facebook e ogni tanto mi scrive. E noi guardavamo un programma che cioè lo guardava lei e dopo mi aveva tipo attaccato sta cosa di guardarlo, però era tipo per ragazzini. Però ci facevamo i viaggi mentali, io ho sempre fatto viaggi mentali. E non mi ricordo come si chiama, aspetta. Una cosa tipo il Grande Fratello, però in versione cartone animato. Beh, editando il video vi metto qui come si chiamava perché non mi ricordo. E avevo preso quei personaggi lì, li ho fatti versione noi, quindi ero io e lei. Tra l'altro questi pantaloni ce li ho ancora. Vabbè, insomma. Cioè, sono vestiti davvero come ci vestavano. Cioè, tutti i nostri dettagli. Poi aiuto, ancora formiche. Ah, sì, è vero, perché ho avuto dei problemi a scuola e avevo delle formiche nel tipo nello zaino. Vabbè, insomma, dettagli. Poi dai cazzo fuck you, ecco, perfetto. Questo me l'ha fatto la Sara Dolcetto, sicuro. La mia amica Dolce, quella del disegno di prima, Mucche Pollo. E basta, qui sono finiti. Andiamo a vedere gli ultimi, che ce ne sono ancora meno qui. C'è anche della polvere. Ok. Ecco appunto quella tecnica che mi piaceva, questo l'ho iniziato ma è finito. E questo erano i Black Bow, che praticamente era il gruppo del mio ragazzo di quel periodo, quello con cui sono stata un sacco insieme, tipo 5-6 anni. E niente, avevo fatto tipo questo logo perché Bow in dialetto veneto è lo scarafaggio, e quindi era tipo scarafaggio nero, Black Bow. E quindi facevo i disegni a tema di questo gruppo. Poi questa doveva essere tipo io versione demone, e mi ero fatta insomma anche tettona perché
visto che devo fare una cosa, visto che non ho neanche le ali, già che ci sono mi faccio anche super tettona, giusto? E anche super bella, perché io sono magrissima, non ho un corpo così bello, però vabbè, tentato. Che venivo fuori tipo dal foglio, con i corvi ovviamente. Poi c'è una Hello Kitty sommelier, che è sicuramente questo disegno l'avevo fatto tipo per mia madre, che lei è sommelier e gli piace Hello Kitty, sì. Non so cosa c'entri, però vabbè. E poi qui avevo fatto... non mi ricordo il nome. È quella di World of Warcraft, l'elfa... Silvana. Silvanas dovrebbe essere, tipo una cosa del genere. E qui sono sempre io, Metal Barta, perché è così... Ah, qui c'è una signorina... Non so, disegno incompleto, ma è finito. E qui ero io. C'è stato un periodo che mi piaceva disegnare tutti in versione pupazzi. E avevo fatto me stessa, perché in quel periodo mi chiamavano Metal Bart. Da Bart sono tipo Digi evoluta a Metal Bart. Sì, guardavo anche i Digimon. Non in quel periodo, però. E mi è venuto così... Sono evoluta, diciamo, in Metal Bart. E niente, mi facevo io con tutti i dettagli, ovviamente tutti i dettagli messi, cioè, giusti, e versione bambola di pezza, perché ho un po' pupazzo, perché ho un bottone gigante al posto dell'occhio. Sì, sembra un po' emo in effetti, però in realtà ero blecometto, però boh, mi piacevano questi disegni. Boh, qui degli altri disegni così, sobri ed eleganti. Qua è stato il periodo in cui ho provato a imparare questa canzone di Nargaroth con la chitarra. Era un po' un casino, però l'avevo imparata. E quindi l'ho spartito qui. Poi... ah, è caduto. Avevo fatto questo disegno per Thor, mio fratello. E... è ancora qui. Poi c'è questo disegno che non so chi rappresenti. Ah, Hate, c'è scritto Hate sulla chitarra, quindi è Michael Thompson, ok. Poi c'è questo batterista, che potrebbe benissimo essere Fraffo, però no, credo che fosse il batterista, quello del gruppo del mio primo ragazzo. E poi ultimo disegno, quindi finiamo qua il video. Ultimi disegni, ragazzi. C'è questo, ho scritto Punk Not Dead, teschio. C'è un certo periodo che facevo tutti i teschi così, erano bellissimi. Ragnatela bruttissimo con ragnetto, black metal. Bello, che misto di punk e black metal. Una di anarchia, un topo punk bellissimo, guardate che bello, guarda che bello che è, con tutti i dettagli, le borchiette, 5000 piercing, bellissimo. E poi facevo un sacco di questi che avevo iniziato a scuola, avevo proprio tipo inventato un brand e facevo maglie, avevo anche stampato una maglia con... questi disegni fatti così, tutti compatti, con 5000 dettagli piccolissimi, e avevo sempre preso di mira, facevo sempre personaggi tipo black metal, e ho scritto I'm Forsaken con tutte le questo Blackster con tutte le catene, borchie e fissi. Vediamo se c'è solo... no, c'è solo questo. Credo. Sì, c'è solo questo. Credo che dovrei avere ancora, se non l'ho buttata, avevo proprio la maglia ancora con il Blackster stampato, di fatto disegnato a mano. Cioè l'avevo disegnato a mano, poi l'avevo disegnato passato a computer. E... durante il mio periodo al grafico pubblicitario, tipo in terza. Ok, spero che questo video ti sia piaciuto. Se sei rimasto sveglio, non so, metti un mi piace e iscriviti al canale se non l'hai fatto, condividi i miei video se vuoi aiutarmi a supportare il canale, a prendere un po' più di iscritti, visto che spesso mi dite: ah, meriti più iscritti, e beh, allora
Contribuisci a farmi conoscere condividendo i miei video, invitando i tuoi amici ad iscriversi. E niente, buonanotte, buon relax, buon riposo e ciao creatore!